Calcinelli di Colli al Metauro si rinnova l'appuntamento con il Giro dei Tre Colli. Che cosa prevede questa 11ª edizione? Si svolgerà domenica 8 ottobre a Calcinelli di Colli al Metauro. Rimasta invariata rispetto agli anni precedenti, abbiamo la gara di punta che è la competitiva di 12,3 km, accompagnata dalle gare giovanili e dalla camminata di 5,3 km. La partenza della gara sarà da Piazza Pioffranchi di Calcinelli e il percorso sarà lungo le strade dell'ex municipalità di Saltara, con il ritorno appunto in piazza dove si avverrà il ristoro finale e il pasta party finale a cura della Proloco di Serungarina. E abbiamo collaborato anche con altre associazioni che ci hanno aiutato nell'organizzazione della gara, come i Carabinieri in Congedo e le Guardie Ambientali. E abbiamo avuto anche il patrocinio del Comune di Colli al Metauro e collaboreremo con l'Avis per l'11ª Memorial Piero Bracci, che prevederà un premio, una targa commemorativa alla prima donna e primo uomo esclusi da prime categorie. Per quanto riguarda la competitiva, Giacomo, sono chiuse le iscrizioni o ancora aperte? Sono ancora aperte ed è possibile iscriversi alla mattina stessa della gara. Che cosa c'è in palio? In palio ci saranno ricchi premi, perché premiamo i 3 assoluti con dei bellissimi premi e in più premeremo a parte fino all'ottavo di ogni categoria. Per tutti i partecipanti ci sarà Paco Gara, che è una bellissima maglia da running tecnica. Questa gara fa parte del circuito Correre per Correre, quindi vi aspettiamo numerosi. Solo corsa, ma anche una camminata. La novità di quest'anno è proprio questa. All'interno della nostra gara abbiamo previsto anche di associarci a una bella iniziativa, che è quella della camminata in rosa, organizzata dall'associazione AIRC, la ricerca contro il tumore al seno femminile. E per scendere nello specifico, questa camminata in rosa è una camminata che partirà il giorno stesso in piazza Calcinelli. Ci si può iscrivere il giorno stesso a un costo irrisorio e l'intero incasso verrà proprio devoluto per la ricerca contro il cancro, e sono solamente 5 chilometri leggeri e in pieno godimento del panorama del nostro territorio. Ci è sembrato molto bello, insomma, unire le due cose, perché hanno un obiettivo molto dignitoso e alto. Vi aspettiamo numerosi anche per camminare insieme.